Per fare la mousse evoluzione 1 alla fraggola utilizzeremo questo ingrediente texturizzante. Andiamo allora a spiccare ogni senso di uso. Per la gomma di guar è un addensante che vi darà la stabilità e la unione fra le molecole di acqua e di grasso. A continuazione utilizzeremo anche l'albowhip. L'albowhip è la proteina del bianco di uovo che vi darà la capacità di fare una meringa partendo di una purea di frutta. In questo modo possiamo sostituire parte della panna per questa meringa che vi darà più sapore. La inulina è una fibra, un agente di carica che si utilizza anche per togliere parte del grasso, in questo caso la panna, e dare anche un effetto grasso, una sensazione più cremosa in bocca. Per ultimo utilizzeremo la gelatina del bovino come elemento gelificante. Iniziamo miscolando la purea di lampone con l'albowhip e frulliamo un minuto. Versiamo la miscela in un bowl e questo inizieremo a montarlo per fare la nostra meringa. A continuazione prepariamo la massa di gelatina con una parte di gelatina di bovino in polvere e 5 parti di acqua. Lasciamo idratare 20 minuti e poi si scioglie a 40 gradi. Miscoliamo l'altra parte della purea di lampone con la massa di gelatina, un po' anche di acido neutro per rafforzare l'acidità di lampone e l'ultimo la gomma di guar. Frulliamo tutto insieme fra un minuto. Si aggiunge il zucchero più la inulina alla meringa e si lascia montare 2-3 minuti in più fino a che si scioglie. La base si versa in un bowl e poi iniziamo a miscolare con la meringa po' a po'. Inizialmente una terza parte della meringa miscoliamo di forma regolare. Versiamo il resto della meringa e continuiamo miscolando fino ad avere una base regolare. Finalmente si versa la panna semimontata e continuiamo a miscolare fino a diventare il mousse pronto. Versiamo la mousse in una sac à poche e riempiamo il nostro stampi.